ciao, dalla vostra amica. Allora, come avete visto dal titolo, altro video risposte, sì, l'abbiamo fatto pochissimi giorni fa, però siccome si sono fatte già un pochino di domande, preferisco rispondere e andare avanti, vedo che comunque me le fate e io vado avanti. Allora, queste domande sono su Nika risponde 6, perciò questo video è Nika risponde 7, io vi rispondo a quelle del 6. Spero mi avete capito, sparate. Allora, vado con le nostre domande. Allora, la prima è Fedric03, ciao. Allora, mi chiede, stai con Nivea o Neve? Quella storia, sì, ho sentito qualcosa, ma non molto, non ho seguito molto quella storia lì tra quelle cose che hanno fatto insieme Nivea e Neve Cosmetics. Praticamente Nivea ha fatto causa alla Neve Cosmetics perché dice, se non erro, che gli ha copiato il nome. Io sinceramente sto con Neve Cosmetics. Vi ripeto, non è che so bene com'è andata la storia, tutta la faccenda. Nivea da quanti anni è che c'è quella marca? Una vita. C'è Neve Cosmetics, non lo so. Però io credo che la differenza, anche solo nel dirlo, Nivea, Neve, non può dirmi hai copiato il nome. Ma poi cosa te ne frega? E poi guarda gli ingredienti che c'è dentro te, Nivea, che non sono così salutari per la pelle della gente. Per carità, sono buone profumazioni e creme. Non dico che nella mia vita non li ho mai usati, però insomma, sta lì a guardare a un altro che ti copia cosa. Perciò io sì, sto con Neve, diciamo sempre tra virgolette. Poi mi chiede sempre Fedric, ti piacciono film gialli? Film gialli no. Hai mai visto l'horror, La Casa? Sì, e gli horror mi piacciono. I gialli, non proprio così. Se dovresti recitare in un film, in che genere vorresti recitare? Ad esempio, horror, giallo, eccetera. Mi piace horror. Assolutamente, mi piacciono i film horror. E Fedric, siamo a posto. Silvia G, ciao Silvia. Allora, so che sembra un questionario, mi dice. Ok, fa niente. Che numero porti? Credo si intenda le scarpe. 38. Quanto sei alta? 1,68 m mi pare, penso sì, 1,68 m siamo lì. Dove acquisti di solito i vestiti? Ma dai cinesi, quando vedo qualcosa che costa poco, che mi piace, di solito giriamo qua nei vari cinesi o anche al mercato è capitato qualcosa. Aspetta, ti ho perso, no, sei qua. Secondo te è bello il nome Silvia? Rispondi sinceramente, ma sì, perché no? È un bel nome. Sapete che io amo i nomi americani. Ho chiamato Sharon, Jasmine, Phil, mio marito si chiama Alan, ma io chiamo Monica. E poi comunque sono nomi carini anche quelli. Non è che sono sincera, non preoccuparti. Ti adoro, sei mitica e gentilissima. Ti adoro anch'io. Poi MLP Chanel Franci De Fronzo mi chiede che vorresti a Natale? Sì. Allora, diciamo che il regalo di questo periodo qua che vorrei per il Natale è di passarlo tranquillamente con la mia famiglia. Questo. Prima erano altre cose. Adesso non voglio star qua a dire, sapete, chi mi conosce dal mio sguardo come cambia quando parlo di qualcosa un po' brutte che sono capitate e sapete in questo periodo cosa è successo, ma non voglio dirlo perché sennò entriamo a parlare e non voglio parlare di queste cose perché mettono tristezza, per piacere, no? Però appunto per queste cose che stanno capitando nel mondo, diciamo così, vorrei passarlo. Il regalo sarebbe passarlo tranquillamente con la mia famiglia a mangiare il mio tiramisù. Allora, continuerai a fare i vlog? Allora, ne abbiamo fatti gran pochi nel mio canale di vlog, lo sapete per chi mi segue, e spererei di farne ancora, sì, comunque quando capita si fanno. E a posto, poi vediamo. Cerchiamo. Allora, Tatiana Tatiana. Allora, che lavoro stai facendo? Mi domanda. Io faccio lavoro in un'impresa di pulizie, faccio le pulizie e basta. Poi Manuela Ricci, ciao Manuela, mi domanda. Ciao Nika, mi saluti. Ciao Manuela. Nika è il tuo vero nome? No, il mio nome è Monica, però ho preso le ultime 4 lettere finali, Nika, che poi vabbè, Monica c'ha la K, Nika c'ha la K, ho cambiato quella, però fa parte comunque del mio nome. Perciò il mio nome è Monica. Fai il video home tour? Vedremo. Non dico no, però non dico che lo facciamo neanche subito. Poi, ciao Manuela. Allora, Arlinda Kelmendi. Linda è arrivata ancora. Yeah! La mia Linda. Allora,
Grazie davvero, non smetterò mai di ringraziarti. Adoro i tuoi meravigliosi occhi, tesoro. Io adoro le tue domande e adoro te che mi segui. Allora, e adoro risponderti, salutarti. Allora, sei figlia unica, mi domanda. Sì. Quanti fratelli hai, se li hai? Niente, ok? Se avresti la possibilità di scegliere un solo reparto del supermercato, quale sceglieresti e perché? Del supermercato, perciò roba di cosmetica, i supermercati così non è che abbiano molta... Scegliere il reparto dolci. Eh sì, reparto dolci. Reparto cioccolatini, caramelle. E perché? E quello ho risposto, perché sono golosa. Allora, poi, se avresti la possibilità di usare solo un prodotto make-up, quale sceglieresti? Io già ne uso solo uno. Ogni tanto metto il mascara, solo lip gloss. Uso solo quello. Allora, domande per tuo marito. Tesoro, fai sentire la tua dolce voce. Che ti chiesto anche di te. Allora, qual è stata la tua prima impressione su Nika, amore mio? Solito. Che bella gnocca. Poi, sempre per te, amore. Quali sono i suoi pregi e difetti? Pregi da una persona dolce? Dopo un difetto, una crapona al difetto. Testona dura, sapete ormai che la mia testa dura. Il mio difetto è questo. Quando mi impunto una cosa, sì, ok, anche la tosse, amore. Tutti malati a casa Nika si comincia. Allora, poi se penso, credo che sia ancora per te, aspettane. No, adesso per aspetta, ancora una. A che età vi siete conosciuti? A 90. Siamo sposati da 11. 200 anni. Io ne ho 37. Anni. Io ne ho 37. Sì, 22-23 anni. Che bello. Speriamo che diventino 50-60. No. Allora, e adesso sempre per Nika, cambiamo ancora, sempre Linda. Invece, la tua prima impressione sul tuo marito? La stessa di lui, ma bello, biondo, occhi azzurri, quando l'ho visto, ho detto, quello è mio. Quello è il mio amor. E infatti, poi è... I suoi pregi, i suoi difetti. È troppo intelligente. Allora, i suoi pregi è che è una persona adorabile. Cioè, io non potevo trovarne uno migliore. Stato per me, per carità, perché ognuno c'ha il suo. Però lui veramente è la mia anima gemella. Ci siamo trovati. I suoi difetti, ma anche lui se si impunta in certe cose, è una bella capatozza anche lui. Però vedi, ci siamo trovati anche per quello. Quando mi gira le balle, però, poi vabbè, scappare. Sono difetti comunque che fanno parte del carattere, bella. Perché poi è una persona stupenda. Basta, tutto lì. Mio amore. Io e poi, sì. Infatti, le due crapine che sono nate da noi sono stupende anche loro. No, io sono soltanto grasso. Fammi tu di mangiare un po' di meno, ma adesso non pretendiamo che arriva Natale. Non faccio il video perché sono grasso. Poi, se avessi la possibilità di andare in Messico, la prima cosa che faresti? Usti. No, stavolta la mangeremo la ragosta, chi se ne... Sì, la paghiamo rate, però la mangiamo. Cerchiamo se ci fanno un mutuo sulla ragosta. Quella, perché quando siamo andati da fidanzati in Messico, l'avevamo mangiata, ma cos'era? Uno sputacchietto era una pasta al sugo di aragosta, ma te l'hanno fatta vedere col microscopio. Poi c'era la possibilità di mangiarla, ma costava troppo. Però quello, pagando la rate, ma mangeremmo subito la ragosta. E poi porteremo i bambini questa volta, perché l'ultima volta non c'erano. Poi un bacione alla tua family e a te, anche a te, da tutti noi. Poi, adesso, altra signorina, Luen Parodi. Ciao Nika, mi saluti? Ok, ciao Luen, non so, scusatevi, io coi nomi proprio qua sono una schiena. Allora, è scritto L-U-H-E-N, Luen Parodi, spero che l'ho detto giusto. Bel nome, cavoli, però non riesco a dire, non so come lo dico giusto. Luen. Ok, e basta. Luen. Ti saluto, ti adoro, anch'io vi adoro tutti. Poi, Sara Mutu. Allora, preferisci mangiare croccante... Crocchette del cane oppure... Sei troppo forte, mischia Sara. Preferiresti mangiare croccantini per il cane o la carne in scatola per i gatti? Il gatto per me. Gatti. Io andrei sul secco e croccantini per il cane, perché sinceramente la poltiglia di mangiare per i gatti... Ma è buono, è come il tonno! Amore mio! Lo vuoi? No. Guarda che c'è. Perciò se proprio dovrei provare i croccantini per il cane piuttosto.
Ma Tommy? La Sharon mangia quelli del gatto? Ma non aveva mangiato le crocchine dei gatti. È vero, Pata? Aveva detto che erano anche buoni. Poverine malaticcia lì che è sdraiata. Allora, poi sempre Sara. Descrivere la tua vita con una parola. Quale parola useresti? La mia vita la descriverei con la parola amore, perché comunque è piena di amore. Sono felice con la mia famigliola. Io? Ho trovato un marito stupendo, sono nate due creature stupende, creature. Ho un cucciolo anche peloso bellissimo. Posso perciò la mia vita la descrivo amore, perché comunque ci si vuole bene ed è bello. È vero. Così. Aspetta. Se dovresti essere un fiore, che fiore saresti? L'arcobaleno. Io avevo detto che qua da noi li chiamano gli occhietti della Madonna, sono quelli che crescono insieme alle margherite nei prati, i primi fiori che vengono quando arriva la primavera, quelli piccolissimi azzurri, perciò quello non so il nome, ma sono proprio quelli azzurri bellissimi, che anche quando ero piccolina mi dicevano sembra il colore dei tuoi occhi, gli occhi della Madonna, diciamo. Li chiamavano così, poi non so il nome specifico. Poi, se nel mondo ci saresti solo tu, cosa vorresti con te? Cosa, perciò una cosa. Svalti? No. Se ci fossi solo io, cosa vorrei con te? Una macchina del tempo. Non saprei. È una domanda un po'. Cosa? Tuo cane. Cioè, se mi dicevi chi vorresti con te, avrei detto la mia famiglia, compresa del mio chicco, del mio cane. Però cosa? Una cosa che vorrei con me. Da mangiare. Da mangiare? Sempre da mangiare, sta amica. No. Il tuo tablet. Una chiave che apre tutte le porte. Non lo so. Dato che sono solo nel mondo, potrebbe anche esserci che ci fosse una chiave che apre tutte le porte del mondo. Vai. Sono sola, mi godo io il mondo. Perché non so cosa dire, sinceramente. Poi mi dice: se hai WhatsApp, qual è il tuo stato? Cioè, pare che non ho scritto, infatti, niente. Perché c'è bello che guarda ogni tanto lo. Lo attivo perché non metto tante volte, non metto mai la connessione sul cellulare perché mi si scarica giù a manetta sempre la batteria. Allora guarda, tante volte quando accendo c'ho messaggi già da 2 o 3 ore prima. Sì amore, arriva lui, grazie, si fa il territorio, aspettate, scusate il mio chicchio, bravo. E, ok Sara, basta, finita, ciao, mi saluti, ciao Sara. E poi aspettate che ce n'è ancora, Allora Sara Fioretto, un'altra Sara, ciao. Nica, mi puoi salutare, ti prego. Ciao Sara Fioretto. Comunque la domanda è: come ti è venuta la passione per le unghie? Avevo già risposto, ve l'ho detto, io mi divertivo a disegnare, disegnavo sul foglio con la matita, con i pastelli, e tutto un tratto ho sempre messo lo smalto, ho cominciato a vedere persone che disegnavano, facevano i disegnini sulle unghie, ho detto provo anch'io, e da lì è partito tutto, ho visto che ero abbastanza in grado a fare anche quello, ho cominciato la passione per quello, ho abbandonato tutto, foglia, matite, pastelli, tutto, ho preso pennelli e smalto, è cominciata così, perciò ciao, siamo a posto, lei l'ho risposto, e vediamo cosa è rimasto. Vediamo se c'è ancora qualcuno. No. Basta. Ho risposto a tutte. Perciò questo è il Nika risponde 7. Se avete ancora domande, io sono sempre disponibile a rispondere. Mi fa tantissimo piacere, così chiacchieriamo anche un po'. E voi mi conoscete anche meglio, fa piacere anche quello. E un bacione a tutti. Dalla vostra amica. Ciao, al prossimo.